Sono quintuplicate le multe per eccesso di velocità rilevate dalla Polizia Municipale di Arezzo nel primo semestre 2013, da 508 a 2682. Le infrazioni alla ZTL sono invece scese da 9843 a 8726. Infine aumentano purtroppo gli incidenti stradali da 304 a 367, di cui 183 con feriti e 2 mortali. Sono i dati principali contenuti nel bilancio dell'attività di Polizia Municipale nel primo semestre 2013, che mantengono Arezzo al penultimo posto per le multe in Toscana. Il segno più di fatto può essere interpretato in diversi, diciamo, sensi, nel senso che c'è stato un incremento dell'attività della Polizia Municipale, che poi la comandante potrà dettagliare, importante, dalle manifestazioni di pubblico spettacolo, tutti i cittadini hanno potuto vedere che è stata un'estate ricca, questo però ha impegnato notevolmente l'amministrazione. Purtroppo sempre positivo anche il numero degli incidenti che la Polizia Municipale ha registrato, da qui la necessità di continuare nell'attività di educazione stradale e quindi dell'utilità comunque di far rispettare il codice della strada. Però è anche un segnale positivo il fatto anche dell'incremento delle segnalazioni ad esempio ai vigili di quartiere, a significare che la Polizia Municipale è davvero un punto di riferimento importante, una presenza nel territorio, tant'è che delle 700 segnalazioni complessivamente pervenute in questo primo semestre, già 640 sono state prese in carico dalla Polizia Municipale e quindi una risposta a quelle che sono le esigenze. Giornate, insomma, un po' di super lavoro, un'estate assolutamente non da vacanza per la Polizia Municipale. Poi questo vigile in bici, dove lo vedremo? No, noi il progetto appunto del vigile in bicicletta è inserito in uno più ampio di polizia di prossimità, chiaramente lo utilizzeremo principalmente in centro, nelle zone centrali. E qual è l'obiettivo? È quello di raggiungere una maggiore vicinanza ai cittadini, anche una questione proprio di immagine, perché già come diceva l'assessore l'attività dei vigili di quartiere negli ultimi anni è stata potenziata attraverso anche l'incremento del personale destinato a questo tipo di servizio ed è appunto molto significativa proprio la quantità e anche la qualità, mi si consenta di dire, del lavoro di questi vigili di quartiere, che si occupano proprio di tutta una serie di tematiche relative al degrado urbano, al decoro, alla qualità della vita della nostra città.